poeta e romanziere Nanni Balestrini all'inizio degli anni 60 fa parte dei Poeti Novissimi e del gruppo 63, che riunisce gli scrittori della neo-avanguardia. Nel 1963 compone la prima poesia realizzata con un computer. Il poeta, quando scrive una poesia, mette insieme le parole, però pensa sempre che potrebbero essere messe in una disposizione diversa, in una sequenza diversa. Ecco, però stampando sulla pagina deve scegliere una finale, che è quella definitiva. Questa cosa non mi piaceva, per cui cercavo tutti gli altri mezzi possibili per queste combinazioni di parole, per farle in modo che potessero essere variate, delle variazioni continue, che anche in cui interveniva la scelta dello spettatore, del lettore. Attivo anche nel campo delle arti visive, ha esposto in numerose gallerie in Italia e all'estero. E nel 1993 alla Biennale di Venezia e nel 2012 a Documenta di Kassel. Recentemente il Museion di Bolzano gli ha dedicato un'ampia retrospettiva.